Buongiorno a tutti cari amici di Barba Bianco Rossa e benvenuti in questo nuovo video. Allora, a distanza di giorni, purtroppo dalla terribile mazzata subita in quel minuto di recupero da parte del Cagliari nella finale playoff di ritorno al San Nicola contro il Cagliari, che ha decretato la salita dei rossoblù e la permanenza purtroppo in Serie A della Bari, si aprono, come giusto che sia, i discorsi e gli argomenti riguardanti il futuro, della squadra, del gruppo squadra, del parco giocatori, del direttore sportivo, della società. Si sono spese parole per quanto riguarda, l'aspetto societario già prima della, finale playoff di ritorno, ovvero qualora il Bari fosse salito nella massima serie. C'erano dei gruppi come il gruppo Casillo probabilmente interessati all'acquisizione del pacchetto societario, come anche si è ventilata l'ipotesi, soprattutto in queste ultime ore, di un graduale inserimento di un fondo americano all'interno della società. Quindi aspettiamo buone, nuove notizie. Comunque, che possano essere, non dico ufficiali, quantomeno ufficiose, ci possono dare una linea di indirizzo verso quello che potrebbe accadere nei piani alti. E nei piani alti dirigenziali chiaramente rientra anche la figura del DS Polito, che tanto bene ha lavorato in queste stagioni, e del quale ancora non si comprende bene quale sarà il suo futuro. Lui lo conosciamo, no? Non c'è stata una vera e propria conferenza stampa da parte sua, però ha lasciato intendere comunque di essere aderente ad un progetto ambizioso che possa far ritornare la squadra prontamente nella massima serie, e quindi ci saranno, come giusto che sia, colloqui all'interno della società e chiarezza di vedute. È un progetto trasparente, e ne ha ben donde Polito di pensare a questo. Poi ci si sposta anche sul parco giocatori, visto che ovviamente inizia il mercato è già iniziato, anche se ufficialmente sappiamo che inizia dal 1 luglio e finisce il 31 agosto, ma movimentazioni dei giocatori sono già in essere. Mi vengono in mente quegli 11 giocatori del Bari tra fine prestito o giocatori diciamo in partenza o comunque attenzionati da squadre di Serie A come lo stesso Elia Caprile, che dirà stesso, insomma, grande stagione la sua. Benedetti è un fine prestito, fa parte, il cartellino è della Sampdoria, una Sampdoria che sicuramente vorrà partire in astrida di partenza con la nuova proprietà di Radrizzani al meglio delle proprie possibilità, e io ritengo che i blu cerchiati saranno l'ammazza campionato. Mi espongo già da ora, e vedere un po' se il giocatore potrà continuare ancora con la casacca biancorossa o rientrerà alla base. Poi ci sono i casi di Antenucci, vediamo se rimarrà, magari non sappiamo in quale veste. Di Cesare sappiamo che giocherà ancora per un anno, almeno per contratto è così. Folorusciu è in prestito dal Napoli, e poi ci sono altri giocatori tra fine prestito o sul punto di partenza, quindi ci sarà tanto da fare in sede di calciomercato e vedremo se l'operatività del DS Polito sarà quella, diciamo, sarà lui la figura ad operare per la società e per il rafforzamento di questa squadra, perché nella chiarezza che un po' tutto l'ambiente biancorosso a questo punto chiede alla società è quella appunto degli obiettivi, è quella della costruzione di una squadra forte che magari non passi per i playoff, anche perché sarà un campionato
difficile, viste le retrocessioni delle squadre dalla Serie A, oltre che le squadre che vorranno fare ancora meglio. Mi riferisco in particolare al Parma, anche lui è arrivato ai playoff, mi riferisco al Palermo con la nuova proprietà, un'altra possibile outsider alla stregua del Sud Tirol di quest'anno, che potrebbe verificarsi l'anno prossimo. Quindi speriamo che ci sia chiarezza di intenti dai piani alti, passando per i dirigenti, passando per lo stesso Mignani, dove molti hanno avuto anche a loro ragione motivo di criticarlo. Io diciamo non me la sento, però nell'ultima intervista mi è sembrato come un voler passare la mano, ecco, quelle parole, insomma. Mi sento di ringraziare, mi sento di adesso chiudere gli occhi e poi si pensa al futuro. Ecco, queste frasi sono un po' un rebus, sono un po' criptiche, un po' enigmatiche da parte del mister biancorosso. Naturalmente solamente il passare dei giorni ci dirà, e speriamo che possa avvenire quanto prima, quello che sarà il futuro del mister, se continuare con lui o contattare ed ingaggiare un altro allenatore per la prossima stagione. Bellissime sono state le parole di commiato di alcuni, di saluti, di Elie Caprile, di Foloruso, di Sebastiano Esposito, di Mirko Antenucci soprattutto. Veramente parole commoventi, proprio a dimostrazione del fatto che i ragazzi erano un gruppo, erano una famiglia e hanno lottato fino all'ultimo tutti quanti insieme per un raggiungimento di un obiettivo che io ho sempre definito insperato, considerando il fatto che il Bari fosse una neopromossa e se l'è giocata fino a 2 minuti dal termine. E chiaramente sulla partita non ci ritorno più, perché è inutile, bisogna cominciare a pensare già al futuro. Purtroppo ci vorrà del tempo ancora per elaborare questa delusione, per lenire le ferite, per cicatrizzarle. Speriamo che la società abbia chiara la situazione e quanto prima possa porre le basi per una non rifondazione assolutamente, ma una ricostruzione fatta a dovere, in maniera decisa, in maniera determinata, secondo criteri comunque di merito, ma nello stesso tempo di sostanza. E quando parlo di sostanza mi riferisco al parco giocatori, un parco giocatori che dovrà essere formato da giocatori molto forti, visto il campionato che andremo ad affrontare con tutte quelle criticità che ho appena descritto. Quindi attendiamo fiduciosi il passare dei giorni, che saranno ancora di studi, di confronti, di analisi, di conversazioni tra i diretti interessati e i protagonisti di questa stagione, sperando che comunque non si vada troppo a come dire, a distruggere, usiamo questo termine qui, quel tanto di buono che si è creato, ma che ci sia chiarezza soprattutto negli obiettivi da raggiungere già nella prossima stagione, con celerità, ecco, però con celerità ma con ragionevolezza. Quindi ragazzi, ci risentiremo comunque nei prossimi video che saranno quelli riguardanti ovviamente il tema che tratteremo, che sarà da qui in avanti ovviamente, come si confà a queste situazioni, l'argomento mercato, e chiaramente rimarremo aggiornati per quello che succederà dai piani alti, passando per i piani dirigenziali, passando per il mister, passando per i giocatori. È questo giustamente che chiede la piazza dopo purtroppo questa debacle finale che ha tramortito tutti quanti.
Io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video e vi ringrazio per le visualizzazioni e per il superamento dei 700 iscritti che ci sono stati con l'ultimo video a caldo, quasi 3000 visualizzazioni, ma è normale quando le cose vanno male e soprattutto quando c'è un evento importante da commentare, il picco delle visualizzazioni di YouTube si alza notevolmente. E comunque io continuerò sempre a ringraziarvi per seguire il canale. E mi fa piacere che anche i tifosi, anche di acerrimi rivali nostri, abbiano obiettività nei loro commenti, nelle loro argomentazioni. Questo è veramente da sottolineare. Perciò sempre a lei, la bare a lei, lasciate un like se volete, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati su ogni contenuto nuovo che uscirà su questo canale. E vi do appuntamento al prossimo video. Un saluto da un'altra uggiosa Bari di questo giugno stranissimo e rimaniamo sintonizzati sempre. Stay tuned, alle la Bari alle sempre. Ciao a tutti ragazzi.